Ora calcoliamo il lavoro che fa la forza d'attrito su questo comodino che si sposta. Ricordiamo che quando parliamo di lavoro, il lavoro lo fanno le forze, quindi il lavoro non lo fa il comodino subisce il lavoro. Il lavoro lo fa la forza, in questo caso d'attrito. E ricordiamo che dobbiamo specificare tre cose sempre. Chi fa lavoro, in questo caso il lavoro lo fa la forza d'attrito, su chi lo fa, quindi sul comodino, e poi la terza cosa è mentre il comodino si sposta da dove a dove. E se la forza non è conservativa, come non lo è la forza d'attrito, dobbiamo specificare anche il percorso. Se la forza fosse conservativa, il percorso non andrebbe specificato. Calcoleremo il lavoro che fa la forza d'attrito lungo il percorso 1 e lungo il percorso 2. Immaginiamo il comodino da 10 kg di massa, 0,40 il coefficiente d'attrito dinamico, e il percorso 1 lungo 5 metri, il percorso 2 lungo 15 metri. Sappiamo che il lavoro si può calcolare forza, prodotto scalare e spostamento, dove il prodotto scalare tra questi due vettori vuol dire modulo della forza, cioè i newton, per i metri di spostamento per il coseno dell'angolo che formano questi due vettori. E sappiamo già che nel caso dell'attrito questo angolo è sempre pi greco radianti, cioè 180 gradi, perché, come gli studenti, l'attrito fa sempre una forza contraria allo spostamento. Quindi fa il massimo lavoro resistente possibile. Quindi la formula diventa lavoro dell'attrito uguale a meno, il coseno di pi greco è meno 1, quindi meno la forza d'attrito per lo spostamento. La forza d'attrito sappiamo che si calcola coefficiente d'attrito dinamico in questo caso, perché il comodino si muove, coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale che preme il comodino contro il piano, che di solito, almeno in questo caso, è il peso del comodino. Quindi la forza normale è la forza peso, e quindi coefficiente d'attrito dinamico per la forza peso mg. È una forza costante, quindi la forza d'attrito radente è costante, perché vediamo che durante lo spostamento del comodino la forza d'attrito non cambia. Infatti né il coefficiente d'attrito né la massa né g sono quantità variabili, sono quantità invece costanti, quindi la forza d'attrito è costante, e questo ci autorizza a utilizzare questa formula, quindi a calcolare il lavoro lungo lo spostamento senza dover dividere lo spostamento in tanti pezzettini, per esempio lunghi un millimetro ciascuno, come abbiamo detto in un video precedente, cosa che invece dovremmo fare nel caso di una forza variabile, una forza che per esempio cambia intensità man mano che il comodino si sposta. In questo caso la forza d'attrito non cambia mai intensità, è costante, e quindi possiamo calcolare il suo lavoro direttamente prendendo l'intero spostamento. Perciò lungo il percorso 1 il lavoro che fa l'attrito è meno, che sarebbe questo meno qua. La forza d'attrito è Kdmg, e poi per lo spostamento delta S1. Se invece voglio calcolare il lavoro che fa la forza d'attrito sul comodino mentre il comodino segue il percorso 2, che è il triplo più lungo, la formula è la stessa, ma devo metterci il percorso 2, che è 3 volte più lungo del percorso 1. E di conseguenza anche il lavoro dell'attrito diventa triplo. Quindi l'attrito fa il triplo del lavoro lungo il percorso 2 rispetto al percorso 1, e questo è un'altra dimostrazione che il lavoro che fa l'attrito dipende dal percorso, e in particolare più il percorso è lungo e più lavoro fa l'attrito, più lavoro resistente, quindi un lavoro più negativo. Adesso andiamo a sostituire i numeri e cominciamo con il percorso 1. Calcoliamo la forza d'attrito, coefficiente d'attrito dinamico per il peso del comodino, massa 10 kg, quindi il peso è 98 newton. Per il coefficiente d'attrito dinamico, la forza d'attrito è 39,2 newton, da moltiplicarsi per lo spostamento di 5 metri, meno 196 joule, newton per metro joule. Calcoliamo poi il lavoro che fa l'attrito lungo l'altro percorso, quello più lungo, il calcolo è identico, quindi sono la forza d'attrito 39,2 newton, ma stavolta il percorso più lungo sono 15 metri, e quindi viene un lavoro triplo, meno 588 joule, quindi un lavoro più resistente, più negativo. Quindi ribadiamo che il lavoro della forza d'attrito dipende dal percorso, è un lavoro sempre resistente, sempre negativo, tanto maggiore quanto più lungo è il percorso seguito.